insomma, elaborato questa ricerca sulla questione dello spreco alimentare e sul funzionamento dei sistemi alimentari attualmente, su come si produce, si distribuisce e si consuma il cibo. Parte di questa ricerca è confluita nel rapporto tecnico dell'ISPRA sullo spreco alimentare, un approccio sistemico per la prevenzione strutturale. I principali risultati sono che le cause originarie di base del problema dello spreco alimentare stanno nella sovrapproduzione di cibo, nella sovraofferta di cibo e nel sovraconsumo di cibo. Infatti vediamo che aumentando di poco il fabbisogno umano, in corrispondenza si hanno grossi aumenti di produzione, ancora maggiori aumenti di offerta commerciale e quindi di conseguenza sprechi che aumentano fino ad essere 32 volte quello che era l'aumento del fabbisogno iniziale umano. Quindi c'è una correlazione diretta fra maggiore produzione e maggiore spreco. Arriviamo a stimare che in Italia circa il 60% della produzione alimentare iniziale venga poi dispersa. Solamente la disfunzionalità del sistema alimentare richiede di impiegare il 50% delle capacità naturali, questo mettendoci dentro anche ovviamente tutto quello che è la produzione di mangimi per allevamenti che viene fatta fuori dal territorio italiano. Attualmente già produciamo cibo per sfamare almeno fino a 12 miliardi di persone, però parte di questo cibo che è commestibile per l'uomo viene dato agli allevamenti animali, quindi per produrre derivati animali, carne, latticini. Altra parte poi è utilizzata per fare biocombustibili, quindi per i trasporti o per finalità energetiche. Altra parte in effetti viene consumata in eccesso da una buona parte della popolazione umana sul pianeta Terra. Circa 2 miliardi di persone sono in sovrappeso, di queste 600 milioni sono obese, quindi hanno poi tutta una serie di ripercussioni sanitarie conseguenti. Tutto questo sistema, quindi complessivamente, analizzandolo nel suo complesso, ha qualcosa che non va. E questo qualcosa che non va, diciamo, oltre alla sovrapproduzione, è anche proprio la struttura della filiera, che è molto lunga, ha molti passaggi, ha molti colli di bottiglia, cioè ha dei punti, delle strozzature in cui pochi operatori controllano delle operazioni fondamentali che sono l'accesso alle risorse, come poi si produce il cibo, e poi come lo si distribuisce e come lo si commercializza. Le azioni di recupero, di riciclo e di redistribuzione del cibo sono utili per venire incontro a situazioni emergenziali dal punto di vista sociale e risolvono alcuni impatti ambientali, soprattutto legati allo smaltimento e quindi a dover gestire i rifiuti alimentari poi. Però è un piccolo pezzo del problema, è il pezzo finale. In realtà se non si cambia il modo di funzionamento del sistema complessivo, la parte finale continuerà sempre ad avere questi problemi che saranno strutturali permanenti. Quindi bisogna agire su tutto quanto il sistema, su come è strutturata la filiera, accorciando la filiera. Un'analisi della letteratura internazionale su questo tema della produzione di rifiuti alimentari e di spreco alimentare, che è stata raccolta dati che confrontano quindi filiere di tipo diverso, filiere di tipo convenzionale con una produzione agroindustriale e una distribuzione centrata sulla grande distribuzione organizzata rispetto a filiere corte locali, quindi mercati contadini locali, vendita diretta, vado dal produttore, il produttore viene in città. Si spreca in questo secondo caso un terzo di quello che si spreca mediamente, grosso modo, nella filiera convenzionale. Poi esistono delle realtà promosse dalla società civile, quali i gruppi d'acquisto solidari o le cooperative di produttori e consumatori, comunità che supportano l'agricoltura, in cui c'è un coinvolgimento del consumatore che diventa anche in parte produttore. In questi casi qua si arriva a sprecare anche un ottavo, un decimo di meno. Se nella filiera convenzionale si spreca il 50-60%, in una filiera di piccola scala locale, ecologica e solidale, si spreca tra il 5-10%. Una politica alimentare locale dovrebbe guardare a tutti quanti quei fattori che hanno una ripercussione poi sul processo di produzione e consumo alimentare. Per esempio, qui siamo in un orto urbano, quindi dare spazio all'interno della città o vicino alla città a realtà di agricoltura sociale ed ecologica avvicina la produzione e il consumo, accorcia la filiera, riduce lo spreco. Il cittadino rispetto all'impronta del consumo alimentare
può intanto informarsi su come viene prodotto il cibo, su come viene distribuito, e l'informazione anche sulle realtà che producono meno spreco alimentare, quindi esistono mercati degli agricoltori contadini di vendita diretta, esistono dei gruppi che si attivano di cittadini, dei gruppi di acquisto solidali, delle reti di economia solidale, piuttosto che delle cooperative che mettono insieme produttori e consumatori a cui volendo, insomma, se siamo, una volta che si ha abbastanza a cuore la tematica e che si ne comprende l'importanza, ci si può coinvolgere anche in prima persona. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo noi.